per il secondo anno consecutivo, la componente subacquea della stazione navale di Civitavecchia ha supportato le operazioni di salvaguardia della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale. Le attività, finanziate nell'ambito del PNRR per la creazione di un percorso subacqueo sul sito sommerso del Gran Carro del Lago di Bolsena, hanno portato alla luce oltre 150 vasi e numerosi altri manufatti, che saranno presto oggetto di studio e valorizzazione. Durante la campagna di scavo, i sommozzatori della Guardia di Finanza hanno collaborato alle operazioni di ricerca garantendo la messa in sicurezza del sito archeologico sommerso contro gli scavi clandestini. Il sito risale alla prima età del ferro, tra la fine del X secolo e l'inizio del IX secolo avanti Cristo. E sta restituendo eccezionali reperti archeologici in ottimo stato di conservazione. Di grande interesse, ad esempio, una statuetta votiva modellata nell'argilla, appena abbozzata anche nelle connotazioni femminili, probabilmente un oggetto di culto. A confermare il carattere votivo di alcuni oggetti c'è anche il rinvenimento di un cavallino in terracotta, probabilmente un esempio di carro solare, espressione del culto del sole, tipico del periodo protostorico.